La storia del pugnale più famoso dei romani comincia in Spagna, esattamente come abbiamo già visto quella della spada romana per antonomasia, il gladio. Ricordiamo che all'epoca la Spagna rispondeva a due nomi differenti, uno utilizzato all'inizio principalmente dai greci, Iberia, riecheggia nell'italiano penisola iberica e deriva direttamente dal nome del fiume Ebro, Iberos, a sua volta probabilmente di radice indigena. Infatti, tuttora, nella lingua dei baschi, Ibar significa sponda del fiume. I romani fanno proprio questo termine e dal greco lo passano al latino. Eppure non utilizzano solo Iberia per indicare la Spagna, ma ovviamente anche Hispania. Anche Hispania, però, non è un termine originario del latino, ma si tratta di un prestito dal punico, la lingua dei cartaginesi e dei fenici. In punico, Hispania ha il significato di costa dei forgiatori, a significare che evidentemente i cartaginesi riconoscevano alle popolazioni della Spagna una particolare perizia nel lavorare i metalli. Non a caso è proprio dall'Andalusia, una delle prime regioni di pertinenza cartaginese della Spagna, che arriva uno dei pugnali iberici più caratteristici. Datato tra il IV e la fine del III secolo a.C., si tratta del pugnale ad antennas atrofiadas. Il pugnale ad antennas atrofiadas deve il suo nome al suo pomolo, decorato da due antenne atrofizzate. Un'arma che qualcuno forse definirebbe goffa, grezza, è in ogni caso uno strumento efficiente. Ha una cuspide molto accentuata e una lama robusta che va progressivamente ad ingrossarsi fino all'attaccatura con l'elsa. Forgiato interamente in ferro, grazie al suo peso, questo pugnale poteva portare degli attacchi devastanti. Eppure non sarà il pugnale ad antennas atrofiadas quello che i romani faranno proprio. Per il loro pugnale i romani guarderanno più a nord, alla Spagna centrale, alla Meseta, la patria dei Celtiberi, la terra del gladio e la terra del pugnale biglobulare. Il pugnale biglobulare deve il suo nome alla sua impugnatura, con questi due globuli, che rendevano la presa particolarmente salda. Grazie alla sua lama foliata e alla robusta costolatura centrale, questo pugnale poteva portare dei colpi assolutamente letali, sia dal basso verso l'alto, sia, al contrario, dall'alto verso il basso. Si tratta di un'arma ottima, che i romani fecero propria probabilmente durante le guerre celtiberiche, durante l'annoso assedio di Numanzia. I romani acquisiranno il pugnale biglobulare e lo chiameranno Pugio. E molto velocemente quest'arma diventerà un elemento imprescindibile della panoplia del legionario. Ma non solo, diventerà il pugnale romano per antonomasia, tant'è che Caio Giulio Cesare venne probabilmente ucciso proprio con questa lama, come dimostra un conio dei Cesaricidi che inneggia alle Idi di marzo e presenta il profilo di un pugio. E così il pugio diviene il pugnale per eccellenza dei legionari. Eppure l'esercito romano non era composto solo dalle legioni, ma anche dai reparti degli ausiliari, che erano equipaggiati con tutta una serie di diverse armi corte a seconda della loro provenienza culturale. Tra tutte queste armi corte, le più caratteristiche sicuramente rimangono i coltellacci dei Galli, che già dalla Media Repubblica fornivano degli ottimi reparti di cavalleria ausiliaria agli eserciti di Roma. Come fossero armati questi cavalieri ausiliari gallici lo possiamo desumere analizzando le evidenze delle necropoli gallo-romane di Santa Maria di Zevio e Casalandri di Isola Rizza, entrambe in provincia di Verona. Le due necropoli sono datate tra il II e il I secolo a.C.,
Si tratta quindi di necropoli gallo-romane, poiché all'epoca la Gallia Cisalpina era già in fase di romanizzazione. In più sono ascritte al popolo dei Galli Cenomani, storicamente da sempre alleati dei Romani. In queste sepolture, oltre alla lunga spada da cavalleria Laten D, sono presenti tutta una serie di coltellacci dalle misure leggermente diverse tra loro, ma che condividono bene o male una forma specifica, con la lama leggermente ricurva. Così come il pugio era un'arma principalmente di punta, questi coltellacci dovevano essere utilizzati principalmente per portare dei colpi di taglio. Come dicevo, questi coltellacci arrivano con dimensioni diverse tra loro, ma bene o male condividono una sagoma della lama leggermente ricurva, che in alcuni casi può addirittura ricordare la spada italica chiamata copis. In origine questi coltellacci probabilmente erano degli strumenti da sfrondo e sono diventati delle armi solo in secondo tempo. Il loro essere però assurti a livello di arma è evidente da una fonte di Posidonio che attribuisce ai Celti dei pugnali, quindi un oggetto dalla valenza militare, però dalla forma di un coltello, scrive lui. Quindi evidentemente fa riferimento a queste tipologie. Come venivano utilizzati questi coltellacci dai cavalieri ausiliari gallici? Ce lo dice Plutarco nella sua Vita di Crasso. Descrivendo la disastrosa battaglia di Carre tra le truppe romane e quelle dei Parti, Plutarco ci dice che inizialmente i cavalieri ausiliari gallici di Crasso risultano impotenti contro i catafratti, i cavalieri pesanti dei Parti. I loro giavellotti scagliati rimbalzano pietosamente contro le armature dei nemici. Allora i Galli decidono di agire in maniera tanto eroica quanto sconsiderata. Non sguainano le loro lunghe spade, bensì i loro coltellacci. Si lanciano al galoppo contro gli avversari e poi, poco prima dell'impatto, piombano giù da cavallo, si lanciano sotto il ventre dei destrieri dei Parti e, dal basso, li sventrano. Purtroppo, questo gesto eroico dei cavalieri ausiliari non riuscirà a cambiare le sorti dello scontro, che terminerà, purtroppo, con una cocente sconfitta di Crasso e delle legioni. Se questo video vi è piaciuto, mettete un mi piace e iscrivetevi al canale. Grazie.